Beh, sicuramente sono molto soddisfatto di come sono entrato in gara. Come hai detto tu, è stata sicuramente un'ottima prestazione e non so, anche con l'Avellino credo di essermi comportato bene. E diciamo che con l'Avellino, essendo partito dall'inizio, magari ero avvantaggiato e entrare in una partita comunque in cui perdi 1-0, specie per un difensore, è più difficile, quindi forse può essere considerata migliore anche per la situazione, diciamo, che si era creata in quel momento. Però, come hai detto tu, ho fatto uno sforzo anche a giocare terzino perché non era il mio ruolo. Avrei preferito avere magari più spazio da centrale, però comunque sono soddisfatto e se dovessi essere richiamato in causa anche per fare il terzino, so che posso farlo, magari con determinate caratteristiche, ma per il mister e per la squadra disposto a fare qualsiasi ruolo in campo. Gli stimoli e le motivazioni sono le stesse, indipendentemente da chi c'è o da chi non c'è. Io competo ogni giorno per cercare di farmi trovare pronto e per cercare di avere una maglia titolare. Io sono consapevole dei miei mezzi e cerco di farmi trovare pronto in qualsiasi momento. Mi alleno quotidianamente e costantemente al massimo delle mie potenzialità per dimostrare al mister, alla squadra e ai giornalisti, a tutte le persone presenti, il mio reale valore. Ritieni la difesa a 3, benché tu preferisca quella a 4, uno schieramento difensivo di emergenza per il Teramo oppure può diventare una consuetudine? Sicuramente nel momento in cui passiamo sotto e passiamo in svantaggio è un sistema congeniale perché comunque ti permette di coprirti e allo stesso tempo di attaccare mantenendo la squadra più equilibrata, secondo me. Però è un sistema che potremmo riproporre, almeno per come la vedo io.